Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar. Oggi parleremo delle principali semplificazioni del decreto legge 77 del 2021, il quadro nazionale del PNRR. Iniziamo questo webinar il programma formativo e informativo sulla semplificazione rivolto alle pubbliche amministrazioni, nonché agli stakeholder, nell'ambito del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Delivery Unit Nazionale, che Formexpia realizza su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Nel corso dell'incontro saranno approfonditi i principali interventi di semplificazione previsti dal decreto legge 77-2021, nel quadro della strategia di intervento del PNRR. Al termine dell'intervento, i relatori risponderanno alle domande poste in chat dai partecipanti, quindi vi invitiamo a utilizzare questa modalità per poter interagire con i nostri relatori. Il programma della giornata prevede un primo intervento, l'apertura dei lavori da parte del dottor Luca Cellesi, che già vedete in video, dirigente del Servizio per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione, la semplificazione e la standardizzazione delle procedure, appunto dell'Ufficio per la semplificazione e sburocratizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Daremo poi la parola alla dottoressa Silvia Papero, coordinatrice dell'Ufficio Supporto Normativa, gli Studi e le Relazioni Esterne del Dipartimento Riforme Istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E come vi anticipavo, nell'ultima parte abbiamo previsto una sessione di domande e risposte, quindi i relatori proveranno a rispondere alle domande che avete posto in chat. Io non rubo ulteriore tempo ai relatori, quindi do la parola al dottor Cellesi e vi auguro buon webinar a tutti. Prego, dottor Cellesi, può attivare il microfono. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento, come diceva il collega, di questo ciclo di webinar che ci accompagnerà nei prossimi mesi. Davvero grazie per la numerosa partecipazione. Vedo che nel frattempo siamo arrivati a 231 partecipanti, quindi veramente grazie del vostro interesse. Io il mio è proprio un brevissimo saluto di benvenuto per non rubare spazio al consigliere Silvia Paparo che interverrà subito dopo di me e che vi farà una interessante carrellata su tutte quelle che sono state le principali novità del DL 77 in materia di semplificazione. Proseguiremo poi nei prossimi mesi con ulteriori appuntamenti analoghi, dove poi andremo a fare viceversa dei focus più tematici sulle principali attività di semplificazione che sono in corso, insomma, in questo periodo. Come sapete, la semplificazione è uno anche degli elementi più importanti in cui si articola il PNRR. Nei prossimi 4 anni avremo numerose iniziative in tal senso e c'è proprio una chiara sinergia con il progetto Delivery Unit Nazionale di Formexpia a cui si faceva riferimento prima, le cui attività saranno appunto coordinate con quelle di ancor più ampio respiro previste nell'ambito del PNRR. Questi percorsi di accompagnamento hanno già dimostrato in passato di avere un importante valore ai fini della corretta diffusione di quelli che sono gli interventi di semplificazione e la loro reale illustrazione, diciamo così, agli addetti ai lavori e agli stakeholder. E quindi abbiamo ritenuto opportuno, insieme a Formexpia, di continuare su questo tipo di iniziative già, ripeto, adottate anche negli anni scorsi. Non vi rubo altro tempo, buon lavoro e buon ascolto a tutti e ci vediamo in occasione dei prossimi webinar. La parola al coordinatore, poi ascoltiamo l'intervento del consigliere Papa. Grazie a tutti. Bene, grazie per l'intervento. Allora, sì, come vi anticipava il dottor Cellesi, questo è il primo webinar di un ciclo e abbiamo in programma un webinar ogni 2 settimane a partire da gennaio, quindi questo è il webinar di apertura. Parleremo, come vi anticipavo, delle principali semplificazioni del decreto legge 77 2021.
21, avremo poi a gennaio il primo webinar il 12, il secondo il 26, parleremo di costi della regolazione e misurazione oneri amministrativi, nel secondo webinar la consultazione per la semplificazione amministrativa e poi avremo un calendario che ci accompagnerà nei successivi mesi. Non vi preoccupate di tenere traccia delle date, vi manderemo poi gli inviti prima di ogni webinar. Al momento non è ancora possibile iscriversi ai successivi webinar, sarà possibile già a partire dalla fine di questa settimana e per i webinar di gennaio. Allora, a questo punto, prima di dare la parola alla dottoressa Paparo, chiederei alla collega, la dottoressa Claudia Ilardi, responsabile di questo progetto Performance, di intervenire. Claudia, ti vedo in video, ti lascio la parola, prego. Buongiorno a tutti, grazie della partecipazione numerosa. Io sono Claudia Ilardi del Formez e sono la responsabile del progetto Delivery Unit nazionale che si inserisce nell'ambito del PON Governance 2014-2020. E questa è un'attività che a supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica che segue già una triennalità svolta dallo stesso Dipartimento. È un affiancamento alle amministrazioni centrali e locali in tema di semplificazione e regolazione degli oneri amministrativi. Come diceva il collega e come diceva il dottor Cellesi dell'Ufficio Semplificazione, questo è il primo appuntamento di una serie numerosa di appuntamenti che ci vedranno fino al 2023. E avremo modo di approfondire tematiche legate alla semplificazione e alla regolazione degli oneri amministrativi. Oggi ci sarà ospite la dottoressa Paparo, il consigliere Paparo, che illustrerà il percorso, diciamo, del decreto legislativo 77. Nei prossimi appuntamenti avremo modo di approfondire invece quelle che sono le tematiche legate proprio alle semplificazioni del decreto 77, quindi in tema di appalti, in tema di ambiente e in tema proprio di misurazione degli oneri. Chiedo, come ha già detto il collega partecipanti, di porre eventualmente domande a conclusione del webinar. Se ci sarà tempo, il consigliere Paparo approfondirà e darà, diciamo, darà spazio alle risposte, altrimenti potremmo sicuramente prendere spunto di queste tematiche per approfondirle poi nei momenti successivi. Io vi lascio e vi auguro una buona giornata. Siamo a disposizione anche poi per la registrazione del webinar, che potrà essere per coloro che non hanno potuto partecipare, riascoltata, credo, Gianluca, già dal primo pomeriggio o domani, insomma, sarà disponibile sul canale di Eventi PA. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e buona fruizione del webinar e approfitto anche per farvi gli auguri, diciamo, di buone feste. Noi ci rivedremo con gli appuntamenti a gennaio. Grazie. Grazie Claudia. Allora, a questo punto io direi di dare la parola alla consigliere Silvia Paparo e dottoressa, la invito ad attivare il microfono webcam cliccando sulle icone che vedi in alto nella barra dei menu. Ok, la vedo in video e non la sento ancora, devi cliccare sull'icona del microfono per attivarlo. Perfetto. Il microfono è collegato. Perfetto, la vediamo e la sentiamo perfettamente. Allora disattivo la mia webcam e condivido la sua presentazione. Buon intervento. Grazie, benvenuti a tutti. Il webinar di oggi è diciamo il lancio, la presentazione di una serie di webinar che saranno dedicati alle semplificazioni dell'ultimo decreto semplificazioni, che è, diciamo, fortemente connesso
all'attuazione del PNRR. Quindi la mia sarà una presentazione di carattere generale. Successivamente poi verranno verrà costruito un percorso di approfondimenti tematici. Partiamo dall'attuazione del PNRR. Qui vedete la ripartizione delle risorse per missioni e quindi sulla transizione ecologica noi abbiamo circa 60 miliardi, istruzione e ricerca 30 miliardi, sulla digitalizzazione e la transizione digitale, la competitività, la cultura e il turismo 40 miliardi, sulle infrastrutture 25 miliardi, sull'inclusione e la coesione 19 miliardi e sulla salute 15 miliardi. Sono investimenti di carattere, diciamo, senza precedenti. Non abbiamo mai avuto risorse che possono determinare, diciamo, una svolta nello sviluppo, nella crescita del paese. Se sapremo usare bene questa straordinaria dotazione di riforme, di risorse che presuppone, il lapsus non era casuale, che presuppone riforme, perché gli investimenti se non hanno le gambe su cui camminare, non rischiano di vanificare le loro potenzialità. E quindi sappiamo quanto la buona amministrazione, l'efficienza, l'efficacia dell'azione amministrativa, ma la semplificazione delle procedure siano decisive per mettere a terra questi investimenti. Ancora qui vedete le sottovoci del Piano Nazionale di Riforma, appunto. La semplificazione, diciamo, il decreto legge 77 interviene su diverse delle missioni perché, diciamo, la semplificazione è considerata una delle riforme abilitanti per la messa a terra degli interventi. Il provvedimento quindi è stato costruito a partire dalle priorità del PNRR, nel senso che se diciamo 60, appunto, 59, quasi 60 miliardi sono dedicati alla transizione energetica, perché, diciamo, l'investimento sia utilizzato, i progetti siano messi a terra, è fondamentale la semplificazione delle procedure e sappiamo a partire da quelle di valutazione di impatto ambientale, che sappiamo essere trasversali.
a tutte, diciamo, la realizzazione di opere, di interventi, di infrastrutture, e anche di altri, di imprese. Quindi, diciamo, il decreto, poi su questo avrete degli approfondimenti, ha, diciamo, una prima parte dedicata alle semplificazioni per la transizione energetica. Qui ci sono appunto la nuova procedura di via veloce, le misure in materia di via regionale, green economy e super bonus e le misure di super bonus per sbloccare l'efficientamento energetico degli edifici. Qui noi vediamo quanto può essere rilevante l'effetto dell'impatto della semplificazione è ben evidenziato da questi dati. Sono dati di fonte Enel che stima che, diciamo, le autorizzazioni, le procedure di VIA duravano tra i 2 e i 6 anni e che con l'attuale tasso di rilascio delle autorizzazioni per raggiungere i target che abbiamo per riduzione delle emissioni, di decarbonizzazione, di uso delle rinnovabili, eccetera, ci vogliono appunto 24 anni ci vorrebbero a raggiungere gli obiettivi che il nostro paese ha dato, che sono stati ha assunto e che sono stati riconfermati dal PNRR, quindi 24 anni per l'energia di fonte eolica e 100 anni per l'energia da fotovoltaico. Qui, diciamo, procedo con dei rapidi flash sulle principali semplificazioni. Con una premessa, le norme, e vedremo che in particolare alcune norme sono importanti per sbloccare, per costruire iter più veloci, ma se poi anche le norme hanno bisogno di una messa a terra. E noi abbiamo oggi dei tempi di implementazione rapidi, necessariamente rapidi, perché ne va del nostro futuro. E quindi, e in questo si collocano questi webinar, ma molto ancora noi dobbiamo fare per capire come amministrazione per amministrazione queste norme, e diciamo nell'ambito dell'agenda per la semplificazione e via dicendo, come noi riusciamo a mettere a terra questa semplificazione. Ora, qui la prima misura è quella della via veloce a livello statale e quindi siamo partiti, e qui la vediamo, è una procedura gestita dal Ministero, dell'Ambiente e qui è stato fatto un lavoro importante di sfoltimento, è interessante anche dal punto di vista
delle tecniche di semplificazione utilizzate, quindi è stata fatta un'analisi del flusso attuale e dei 365 giorni previsti dalla via ordinaria statale sulla carta, perché nella realtà erano molti di più, come abbiamo visto, da due, il tempo medio che arrivava fino a 6 anni, e abbiamo, diciamo, ci siamo resi conto che il primo dei problemi è che le valutazioni avevano tempi lunghissimi, perché c'era una commissione che si riuniva, bene che andava, una volta a settimana. E molte fasi erano in realtà messe in sequenza, invece alcune attività potevano essere paralizzate. E quindi, innanzitutto è stata istituita una commissione tecnica a tempo pieno, quindi dipendenti pubblici dedicati esclusivamente alle attività di valutazione dell'impatto ambientale e non commissioni di esperti che una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, apriva, valutava, esaminava le pratiche. L'attività di consultazione è stata in parte parallelizzata, è stata eliminata la firma dei ministri, perché ogni provvedimento istruito su proposta del direttore competente del Ministero dell'Ambiente doveva essere poi, e di concerto con quello dei beni culturali, veniva poi adottata con decreto del ministro. La firma del ministro su un atto amministrativo, pure di grande rilevanza e di natura fortemente tecnica, era un allungamento. E su questo punto ci sono state nel passato grandi resistenze. So che a livello regionale in gran parte c'è ancora una situazione mista di firma del politico, in alcune regioni è solo la direzione competente che adotta l'atto, in altre situazioni rimane un modello più simile a quello nazionale. L'ultimo elemento interessante è il rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i tempi per la conclusione del procedimento. Questo, in realtà, le forme di rimborso automatico e forfettario non hanno mai molto funzionato, perché il bene della vita per l'impresa è avere il provvedimento. In questo caso, però, in questo caso è un caso molto particolare, perché i diritti di istruttoria sono molto elevati. A livello nazionale sono 5 per 1000 del progetto, che su grossi progetti sono centinaia e centinaia di migliaia di euro. E quindi noi avevamo anche la protesta di imprese che aspettavano 6 anni dopo aver pagato 500.000 euro di diritti istruttori. Ora, naturalmente, questa idea e questa misura del rimborso che sarà messa alla prova è un deterrente, perché evidentemente l'amministrazione sarà spinta e noi sappiamo, diciamo, a rispettare i tempi, quindi l'obiettivo di tutti, anche perché questa commissione è per i progetti di transizione, una commissione speciale per i progetti di transizione energetica e di
e per il PNRR. E quindi diciamo, il punto è che non ci possiamo permettere che sulla via ci siano dei ritardi, perché naturalmente questo significa se manteniamo i tempi attuali, noi è sicuro che perdiamo risorse al PNRR. Quindi noi abbiamo bisogno di appunto mettere a terra, qui sta il Ministero dell'Ambiente, per quanto riguarda la via regionale, sono state adottate una serie di misure. Allora, sento che l'audio è molto disturbato. Allora, provo a vedere di passare con le cuffie, vediamo se l'audio può migliorare. Mi sentite? Dottoressa Paparo, la sentiamo come prima. Forse può leggermente abbassare il volume del microfono, Ah, va bene. sia dal sistema. Può provare operativo direttamente dall'icona che vedi in alto, a forma di microfono. Se clicca sul menu a tendina, può scegliere regola volume. Adesso l'ha disattivato. Va meglio così? La sentiamo ancora con un leggero fruscio, però direi che Proviamo può senza. proseguire. Va meglio così? Come prima. Ok, però direi che può proseguire, dottoressa, non si preoccupi. Adesso la vedo, prego. Direi che può. Così è meglio. Sempre con un leggero gracchio, un po' disturbato l'audio, però direi che possiamo proseguire. Non è così Ma fastidioso. con le cuffie andava meglio? No, si sentiva come prima, quindi direi che possiamo proseguire così. Può essere il microfono. Allora, Ci avete segnalato alcune difficoltà, provo quindi a proviamo a intervenire adesso. Ok, dottoressa, le chiedo solo di rinquadrare bene la webcam perché adesso non la vediamo più. Allora, stavo dicendo, Ok, le rilascio la parola, prego. che la valutazione di impatto ambientale è una procedura cruciale. Nel decreto ci sono una serie di piccoli aggiustamenti alla procedura di via regionale che venivano dalle proposte delle regioni, e è stata prevista introdotta una nuova disciplina che consente di effettuare una conferenza di servizi preliminare.
Noi abbiamo bisogno di operare più velocemente. Spesso ci dicono che uno dei problemi è che i proponenti fanno dei progetti inadeguati che vanno corretti, modificati, e questo allunga l'iter. La valutazione di impatto ambientale prendo, diciamo, è paradigmatica della complessità di una procedura. Il soggetto pubblico che deve fare un'opera o il soggetto privato che ha in gestione la realizzazione di un intervento, non sa, deve svolgere, ha individuato una determinata area, ma non sa, deve fare uno studio di impatto ambientale con il forte rischio che poi ci siano delle forti controindicazioni perché sul piano dei vincoli che possono esserci in quell'area. Spesso, e questo ci hanno detto gli operatori, avviene anche informalmente. È essenziale sapere prima all'ingrosso se lì si può fare e a quali condizioni. Da questo punto di vista, la conferenza preliminare, che è un istituto molto già conosciuto da tempo, che è nel nostro ordinamento, è poco utilizzato, ha una straordinaria potenzialità perché consente di chiamare le amministrazioni intorno a, diciamo, un progetto preliminare in modo da fornire al proponente le indicazioni e le condizioni che è necessario rispettare ottenere l'autorizzazione. Questo naturalmente si potrebbe dire, ma così ci mettiamo più tempo. Non è così, sia perché la disciplina permette di abbreviare i tempi della fase, diciamo, ordinaria, se hai fatto la fase preliminare, ma consente di fare la progettazione avendo già, diciamo, le coordinate fondamentali da seguire. Io mi sto dilungando su questo aspetto della conferenza preliminare perché è un istituto che è stato inserito su misura della VIA regionale, ma che può essere utilizzato in molte altre in molti altri settori. E soprattutto per l'attuazione del PNRR, noi dovremmo trovare delle modalità anche operative rispetto a determinati progetti, avuto il quadro dei progetti che impattano su un certo territorio. Essere in grado prima di capire quali sono i vincoli, di orientare l'attività di progettazione e non farlo arrivare dopo, si può fare risparmiare tempo preziosissimo. Cioè noi dobbiamo, diciamo,
anticipare e costruire percorsi, questa è un'indicazione in realtà generale, perché ci pensate al problema che io voglio fare una certa opera, devo avere la disponibilità di quell'opera, però non so se in quel territorio io posso avere, a quali condizioni posso avere l'autorizzazione, diciamo, la valutazione positiva di impatto ambientale. Ma così riguarda, è chiaro, se si tratta di lavori di piccola entità, il problema non c'è, se li posso fare li faccio, se no non li fa. Ma quando si tratta di mobilitare investimenti, sapere che cosa devo fare e saperlo prima è fondamentale. Qui ci sono trovate, illustrate nella slide diversi articoli che riguardano diciamo, in le semplificazioni diciamo, che abbiamo definito per la Green Economy. Mi soffermo rapidamente, anche perché su ognuno di questi temi avrete degli approfondimenti, sul repowering. Che cos'è? Nel settore delle rinnovabili, ma come in altri settori, noi abbiamo una rapida evoluzione delle tecnologie e quindi nel giro di pochi anni ci possono essere tecnologie che consentono con uguale o minore impatto di avere una maggiore produzione di energia. La normativa vigente prima del decreto 77 equiparava, se io volevo mettere, sostituire un vecchio impianto con uno nuovo, meno impattante o con componenti di, con nuove componenti, dovevo richiedere l'autorizzazione da capo. E questo bloccava l'innovazione, perché era come se dovessi fare un nuovo impianto, ma l'impianto già c'era, dovevo solo sostituire delle parti o anche l'intero impianto con un impatto minore o uguale e avevo più energia. Quindi è stato fatto un lavoro mirato su questo punto che da molto tempo veniva posto dalle associazioni imprenditoriali. Poi ci sono le varie semplificazioni che qui trovate elencati. Allora, tra le sento molto, stavo leggendo, scusate, le osservazioni che venivano. Per esempio c'era la domanda: perché invece di introdurre ulteriori passaggi non si introduce la possibilità di chiudere il procedimento se il proponente non rispetta le richieste di integrazione formulate dall'amministrazione? Ora, diciamo, se qui, diciamo, il problema per fare un buon progetto, come, la mia domanda è come noi aiutiamo il proponente, che per il PNRR in una serie di casi sarà l'amministrazione, saranno altre amministrazioni,
oppure il privato, come lo mettiamo in condizioni di fare un progetto fatto bene? Diciamo nel senso che diciamo, se le integrazioni non può ben essere dato il diniego, ma dopodiché per realizzare quella stessa cosa mi farà un'altra domanda, un altro progetto, magari sbagliato anche quello. Quindi io penso che sia importante allora, qui mi dicono, ma questo era proprio la cosa da cui siamo partiti. La documentazione è fatta male. Benissimo. E dobbiamo, come aiutiamo? E anche forniamo indicazioni. Per farla meglio, non facendo continue integrazioni documentali. Il problema sta un po' a monte, se riusciamo a dare delle istruzioni, se riusciamo a fare la modulistica chiara in cui sia chiaro tutto quello che si deve fare. La conferenza preliminare può facoltativamente essere una modalità che consente di indicare preventivamente quali sono le condizioni e quindi orientare l'attività di progettazione e io poi diciamo condivido che va messo tanto più forte può essere l'attività consulenziale, diciamo così, o di supporto, o di prima, tanto più dopo si può essere rigorosi. Perché è evidente che la prassi delle continue reiterate integrazioni documentali non è una prassi positiva, perché che c'è in materia ambientale, ma anche in tante altre materie. Diciamo, a parte la via che c'ha anche l'integrazione a seguito della consultazione, ma il 241 prevede un'integrazione. E quindi una deve essere, non è che possono essere, a parte la disciplina della via che è speciale e c'ha l'integrazione anche eventuale a seguito della consultazione. Ma noi non possiamo, diciamo, e sappiamo che c'è, diciamo, una prassi consolidata assolutamente da combattere, che ripetere in che passa di integrazione in integrazione, anche perdendo tempo, anni. Mi è capitato in un contesto che un sovrintendente mi spiegasse che loro in media facevano 10 integrazioni per i progetti di autorizzazione paesaggistica. Qui, diciamo, trovate l'esempio della semplificazione del superbonus, che è un esempio tipico di quelle semplificazioni anche piccole che sbloccano. Qui vedete che era stata introdotta prevista l'attestazione qui vedo molte domande.
Dottoressa, stiamo raccogliendo tutte le domande. Se vuole può terminare l'intervento e poi dedichiamo l'ultima parte alle risposte. Sì, certo. Allora, abbiamo 25 minuti. Io vado avanti e poi torniamo alle domande perché sono molto interessanti. Allora, e poi leggeremo per i prossimi webinar. Stavo dicendo che, diciamo, dai grandi procedimenti alle attività più piccole, più minute, sul superbonus, diciamo, si era creato un blocco molto pesante dovuto alla richiesta di attestazione dello stato legittimo connessa diciamo, da allegare alle domande per il super bonus, attestazione dello stato legittimo che soprattutto in una situazione di lockdown era molto complessa perché molto spesso per gli edifici risalenti bisognava trovare tutti i titoli abilitativi e capire tutte le modifiche che erano state diciamo, con gli archivi edilizi in parte chiusi o a scartamento ridotto, questo aveva determinato molti problemi, ma c'era un problema molto più di fondo e che è rappresentato dal fatto che nel nostro patrimonio edilizio ci sono tante piccole, soprattutto tante piccole irregolarità che non sono abusi nel senso abusi integrali, ma sono case costruite prima che ci fosse la variante in corso d'opera con delle modifiche. A volte si tratta che il costruttore ha modificato in corso di costruzione in presenza di un permesso di costruire. Diciamo, da un'indagine che l'Ufficio per la Semplificazione ha fatto in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti, risultava che che circa il 75% delle pratiche di superbonus preistruite avevano riscontrato piccole irregolarità. Quindi naturalmente il problema di come affrontare la regolarizzazione di queste piccole irregolarità fondamentali per un processo di rigenerazione urbana non è stato affrontato, anche perché c'è una grande preoccupazione che diciamo, non sia abbastanza tutelato il patrimonio artistico, culturale. Quindi diciamo, questo è un punto su cui anche nel governo è stato difficile trovare un equilibrio, ma la soluzione operativa trovata per il superbonus con il consenso di tutti è stata una soluzione che ha funzionato perché è stato detto benissimo, il bene superiore è l'efficientamento energetico, semplifichiamo completamente le procedure che hanno questa finalità e le sottoponiamo a CILA, non chiediamo l'attestazione dello stato legittimo, naturalmente ci vuole l'indicazione del titolo edilizio che ha consentito la costruzione dell'edificio oppure la dicitura ante 67 come si faceva nell'ottimo tariffario.
Questa piccola semplificazione, a cui ha seguito la predisposizione di un modulo che quindi ha reso certa e che l'attuazione della semplificazione, ha avuto un effetto abbastanza dirompente. Quindi è l'esempio di come una piccola complicazione è quel granellino che blocca l'ingranaggio che si sblocca improvvisamente. E fin troppo possiamo dire perché diciamo poi nella legge finanziaria si è posto un problema nella legge finanziaria, nella legge di bilancio, e sapete che c'è tutta questa discussione su come prosegue il super bonus, la differenziazione tra condomini e edifici unifamiliari, escluse ovviamente le case di lusso che sono escluse dal super bonus. Quindi diciamo il super bonus che non tirava nel giro di pochi mesi ha cominciato a tirare troppo e quindi si è posto si sono posti problemi che leggete sui giornali che diciamo hanno poco sì diciamo in qualche caso si reintroduce qualche complicazione per risolvere i problemi di copertura. Sembra che si sia avviati su trovare una soluzione equilibrata. L'esempio del super bonus però è l'esempio di come sia stata trovata una soluzione operativa che ha sbloccato. Qui diciamo ci sono le semplificazioni per la transizione digitale. Le prime sono quelle che riguardano le procedure per diciamo la banda ultralarga, che è fondamentale anche per diciamo per la transizione digitale, ma abbiamo capito con lo smart working, con la didattica a distanza, che differenza c'è tra avere o non avere la banda larga. Quindi diciamo gli interventi, ma su questo avrete un webinar dedicato, ci sono concentrati su ridurre i tempi dei corsi quali decorre il silenzio assenso. Ci sono poi altre misure che riguardano le notifiche digitali, la certificazione digitale, che l'ANPR, che sono diventate già operative, la piattaforma nazionale dei dati, le responsabilità in materia di transizione digitale, gli appalti. Io vorrei concludere per poi vedere su tutti questi temi, ci saranno webinar dedicati, su alcune piccole semplificazioni minime, però diciamo estese a tutte trasversali, diciamo così, a tutte le procedure, perché riguardano la legge sul procedimento amministrativo.
la prima alla quale dovremmo dedicare anche un'attività di costruzione della modulistica è l'attestazione del silenzio assenso. Qualcuno può dire, ma l'attestazione del silenzio assenso è una contraddizione in termini, perché se c'è silenzio assenso, come la norma adottata affronta un problema sul tappeto da molti anni. E all'origine di una inefficace applicazione del silenzio assenso, perché per molti procedimenti si aspettano le autorità, anche dove c'è il regime di silenzio assenso, si aspettano le autorizzazioni anche, diciamo, molto in ritardo, per quanto la legge 241 preveda l'inefficacia delle autorizzazioni tardive. Ma il problema del cosiddetto pezzo di carta per andare in banca e ottenere un mutuo, o per dimostrare alle stesse autorità che è decorso il silenzio assenso. Faccio un esempio concreto. Il permesso di costruire va in silenzio assenso quando non ci sono altri atti d'assenso presupposti. Giustizia, diciamo, è un caso che non si dà molto spesso, ma diciamo è previsto dalla legge. Come farà quel cittadino ha il silenzio assenso, decorre il silenzio assenso e quindi è legittimato a costruire, ma se deve chiedere il mutuo o se deve anni dopo o nel vendere la casa dimostrare che c'è un titolo abilitativo legittimo, perché l'intervento è stato legittimato dal decorso del silenzio assenso, come fa quel cittadino a dimostrare che è decorso il silenzio assenso? Quindi abbiamo introdotto un meccanismo che, diciamo, a fronte di sistemi telematici, diciamo, in un futuro anche legato ai progetti PNRR, SUAP e SUE, può essere, diciamo, perfino può essere automatizzato, nel senso che decorso senza integrazioni, senza ricevere atti di diniego, il termine del silenzio assenso, il cittadino può avere un'attestazione del decorso. Qui noi l'abbiamo disciplinato sulla base di una richiesta. Quindi il cittadino chiede, l'impresa è interessato, l'attestazione del decorso del silenzio assenso e se decorso il termine questo non viene rilasciato, può comunque attestarlo con dichiarazione sostitutiva. Io credo che, diciamo, individuando i casi più, abbiamo visto la banda ultralarga,
c'è il regime del silenzio assenso per la sismica, cioè individuando i casi più comuni di silenzio assenso, secondo me sarebbe molto utile fare una modulistica standardizzata che consenta di avere tutti gli elementi utili, perché diciamo questo istituto comunque c'è nel nostro ordinamento. Tutti personalmente penso che questo istituto si debba usare in casi limitati, perché in alcuni casi può essere preferibile la SCIA o l'autorizzazione espressa, eccetera, ma il regime di silenzio assenso nei casi in cui è espressamente previsto dalla legge, se c'è, dobbiamo renderlo effettivo, altrimenti noi continuiamo a avere un sistema in cui ci sono norme che prescrivono cose, ma in realtà che va in una direzione assolutamente opposta, perché se io non posso, ho il silenzio assenso, quindi posso effettuare l'intervento, ma dopo non sono in grado di dimostrarlo che l'ho fatto in modo legittimo, e questo francamente mi pare un problema. Seconda semplificazione interessante, il potere sostitutivo, se ne parla molto anche per il PNRR, non ha funzionato moltissimo. Qui viene introdotta una piccola, anche perché un soggetto difficilmente può sostituirsi, un soggetto, una persona, un dirigente, un funzionario, difficilmente si possono sostituire a un'attività che doveva essere fatta da un'altra struttura. Qui si rende, la semplificazione è molto modesta, ma a volte sono anche le cose piccole, tenendo conto anche di buone pratiche di alcune regioni, ci siamo resi conto che noi potevamo fare una, attribuire il potere sostitutivo non solo ad un funzionario, ma anche a una struttura. Infatti già in diverse regioni c'è una struttura che esercita il potere sostitutivo, quindi una direzione, un ufficio, quindi è un'attribuzione di un ufficio e non di un singolo. Ancora l'ultima semplificazione, ma forse qui non c'è, riguarda sulle GES, qui c'è una semplificazione e poi c'è un ulteriore intervento, ma anche su questo possiamo fare un approfondimento specifico nel decreto PNRR, nell'ultimo decreto che è in corso di conversione, se non ricordo male, quindi c'è un ulteriore intervento. L'altra domanda scusate, mi distraggo leggendo le vostre domande. L'altro tema è la riduzione dei termini dell'autotutela. Ecco, io mi fermo qui, mi rendo conto che ho cercato di, non sono andata in profondità su nessuno degli argomenti, ma questa doveva essere una presentazione generale. Vi ringrazio dell'attenzione e cerco invece di vedere le domande che mi sembravano molto pertinenti e molto interessanti. Allora, intanto, sulla conferenza dei servizi, la conferenza dei servizi preliminare non potrebbe essere più funzionale se fosse sincrona? La conferenza preliminare
può essere ben effettuata in modalità, deve essere effettuata in modalità sincrona. Diciamo, la forma è libera perché la forma della conferenza preliminare, ma certamente la domanda è assolutamente fondata. A volte noi ci troviamo il problema delle prescrizioni contrapposte. Se ce le abbiamo prima è molto allora, nel caso dei commissari straordinari, decorsi i termini di un procedimento, stavo vedendo, su alcune cose magari costruiamo, diciamo, delle risposte ad hoc. Oh. Ecco, qui diciamo c'è un intervento che dice appunto l'esperienza della conferenza, lo vedete, è stato interessante. Di qualità dei progetti, allora sul super bonus, giusto, avete ragione, ha ragione chi è intervenuto sul super bonus. La semplificazione ha girato il problema. Io non penso, diciamo, i tecnici non hanno avallato il problema e come regolarizzare, avere una strada di regolarizzazione a regime. Non, diciamo, su questo la norma sul super bonus effettivamente ha girato perché ha detto non è richiesto l'attestazione dello stato legittimo. Ma se vedete anche la modulistica non c'è nessuna richiesta di diciamo di si chiede di attestare la conformità urbanistica dell'intervento che fai, ma non dell'immobile, e è in generale così per la SILA, e c'è stata una lunga riflessione a fronte di una situazione, diciamo, di forte presenza di piccole irregolarità. Non consentire di fare la SILA o richiedere lo stato avrebbe, se è vero il dato che ci hanno dato gli ingegneri, 75% degli edifici con piccole irregolarità, vuol dire che noi condanniamo al degrado il 75% degli edifici, perché se diciamo sull'edificio non puoi fare nemmeno l'intervento di manutenzione, quindi diciamo già dal 2016 nella SILA non è stata chiesta l'attestazione dello stato legittimo per questo motivo. Non c'è nessuna responsabilità penale perché non si chiede al tecnico né al comune di attestare la conformità urbanistica dell'immobile. Ma come avviene per il permesso di costruire e per altre, ma si chiede di attestare la conformità dell'intervento. Quindi il tema della responsabilità penale non c'è per il tecnico. Naturalmente, io poi vorrei anche dire che c'è un'ipocrisia, io qui scusate parlo un po' liberamente, ma diciamo
abbiamo trovato il superbonus, ha fatto da denominatore del problema delle piccole irregolarità. Piccole irregolarità che stanno lì da 10, 20, 30, 40, 50 anni. Persone che in buona fede hanno comprato immobili pensando che fossero in regola, invece con l'ante 67, invece in regola non se li trovano, adesso hanno problemi anche nel venderli, eccetera. Abbiamo una situazione in cui non è che diciamo c'è il piccolo abuso e il comune interviene. È chiaro che la responsabilità penale del proprietario rimane finché il problema non è affrontato. E quindi io penso che il legislatore dovrà affrontare, diciamo, dovrà punire in modo più efficace i grandi abusi. Gli abusi, cioè quelli, chi ha approfittato dell'abuso, e trovare una strada, quindi non voglio dire che non ci sono abusi speculativi, eccetera, quelli vanno combattuti con tutte le forze, ma bisogna anche allora, però dobbiamo, diciamo, il legislatore qui dovrà affrontare il problema perché, diciamo, la norma sul superbonus ha sbloccato, ma è diciamo, una toppa. Allora, il silenzio assenso è surreale. Adesso bisogna chiedere. Il cittadino ha un protocollo d'ingresso della sua comunicazione e quello conserva gli atti. È vero, ma è anche vero che il cittadino non può dimostrare che l'amministrazione, diciamo, la ricevuta dell'istanza, non può attestare che non ha ricevuto un diniego o che non c'è stata un'integrazione documentale. Questo è il motivo per cui abbiamo, certamente sarebbe stato più semplice avere la ricevuta, però ci siamo resi conto che la ricevuta non basta e non viene accettata allora qui c'è una domanda sull'ENAC, bisogna però capire magari se ci manda l'indicazione precisa del tipo di procedimenti, eccetera, la risposta può essere nel provvedimento unico la domanda deve essere unica. La disciplina degli oneri, questo diciamo, un tema interessante di approfondimento anche con l'ANCI, in realtà dovrebbe essere un unico, diciamo, pagamento e con che riversi e poi l'amministrazione procedente deve ripartire gli oneri
tra le amministrazioni interessate, le norme dicono che non può superare l'importo della somma degli oneri delle amministrazioni interessate, con un'unica domanda, ad esempio, comunque c'è un risparmio nell'imposta di bollo, perché se l'istanza è unica è ovvio che l'imposta di bollo si paga una volta sola nella misura prevista. L'atto, gli enti devono rilasciare l'atto che dovrà essere, adesso magari anche su questo con le colleghe della Delivery possiamo fare una risposta scritta che può essere pubblicata. È chiaro che l'atto viene rilasciata un'autorizzazione unica, un provvedimento unico che tiene luogo di tutti gli atti autorizzatori che devono essere rilasciati. Allora. Scusate, che sto leggendo, diciamo alcuni quesiti sono... Per quanto riguarda, diciamo... La disciplina edilizia, al netto di un ulteriore approfondimento, ritengo evidente che la disciplina successiva supera disciplina e prevede, prevede le sanzioni, ma le prevede solo nei casi di in mancanza di sigla, difformità alla sigla e mancata indicazione del titolo che ha legittimato l'intervento. Io vi ringrazio moltissimo perché, diciamo, le vostre domande ci dicono che siamo, sono domande molto intelligenti, scusate, molto pertinenti di chi sta operando, si pone domande e quindi sono molto utili a capire anche i problemi applicativi, quindi sono un patrimonio prezioso per i prossimi webinar e anche per le risposte per costruire poi per le risposte che potremmo dare, adesso poi vedranno la dottoressa Ilardi e il Formex come, diciamo, organizzare questa attività. Però io vi ringrazio davvero molto perché penso che, diciamo, il tipo di domande ci dice che c'è anche
che c'è una grande volontà di entrare nel merito, di affrontare i problemi e di mettere davvero a terra le semplificazioni, e io sono sicura che anche dai vostri contributi possono venire ipotesi di soluzioni organizzative, di ulteriori interventi, di problemi anche pratici che possono essere risolti, di esperienze che hanno funzionato e di esperienze che non hanno funzionato. Io penso che, diciamo, ho fatto tanti webinar, ma mai come in questa occasione ho visto domande pertinenti che ci dicono che c'è una grande volontà di esserci e di affrontare i problemi che abbiamo di fronte. E di questo vi ringrazio, spero che riusciremo con i prossimi webinar e con le risposte ai quesiti a rispondere e a fare questo pezzo di studio. Grazie a lei per l'intervento, ha risposto anche a moltissime domande. E, allora, abbiamo ancora qualche minuto, vedo che ci sono diversi ringraziamenti in chat, grazie a tutti per aver partecipato. Allora, mi prendo giusto qualche istante per darvi alcune indicazioni operative, diciamo note di servizio. La registrazione del webinar, la presentazione del consigliere Silvia Paparo saranno disponibili entro il primo pomeriggio sulla pagina eventi PA. E ho raccolto tutte le domande, quindi le rileggeremo con calma, vedremo anche se ci sono spunti utili per i prossimi webinar, sicuramente ce ne sono, come segnalava la nostra relatrice. E vi ricordo che il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 12 gennaio, sempre dalle 10 alle 11.30. Nel secondo webinar parleremo di costi della regolazione, misurazione e oneri amministrativi. Avremo come relatore il dottor Mario Martelli. A brevissimo pubblicheremo il programma su Eventi PA e vi manderemo anche un invito per come promemoria. Comunque parliamo di un evento che si svolgerà a gennaio, quindi le iscrizioni solitamente si chiudono il giorno prima o il giorno stesso del webinar, avete tutto il tempo per potervi iscrivere. Allora, se non ci sono altre domande, se Claudia non vuole intervenire, io direi che possiamo chiudere anche con qualche minuto di anticipo, ringraziando nuovamente i nostri relatori, soprattutto tutti voi per la partecipazione molto attiva. A questo punto io direi che possiamo chiudere, mi unisco anche ai saluti e agli auguri di buone feste a tutti, visto che sono abbastanza prossime. Va bene, allora vi ringrazio per la partecipazione e ci rivediamo a gennaio per il prossimo webinar. Grazie a tutti, grazie dottoressa Paparo.